Ciao rivoluzionario, bentornato. Oggi continuiamo con la nostra serie sulla storia della musica e non potevamo non trattare del grandissimo e discusso mito re del rock and roll. Parliamo ovviamente di Elvis Presley e appunto della sua biografia. Come sempre, questa serie che ho chiamato L'uomo dietro la chitarra si prefigge quella di parlare appunto di grandi musicisti e grandi interpreti della storia del rock da un punto di vista più concentrato sulla biografia, quindi sul loro aspetto umano, psicologico, esistenziale, che non rispetto agli aspetti musicologici. Su questo c'è talmente tanto materiale che un contributo ulteriore veramente non servirebbe secondo me a nulla. Detto questo, se invece però tu sei interessato a qualche aspetto a livello musicologico, possiamo anche fare dei video su questo, me lo scrivi nei commenti, così insomma vediamo, insomma io sono sempre aperto e interessato a tutti gli argomenti. E ti ricordo come sempre di iscriverti se vuoi aiutarmi appunto a far crescere questo canale, darmi la possibilità di fare contenuti maggiori, dedicare più tempo e più energie a questa attività che mi sta divertendo molto, mi sta piacendo molto. E quindi dai, iscriviti e alla fine del video, se il video ti è piaciuto, ti ha dato qualcosa, ti ha incuriosito, mi metti anche un bel likeone, giusto? Yes. Ma cosa possiamo dire del più grande arrappatore di ragazzine represse bianche del mondo? Cosa possiamo dire di uno che ha fatto più di 90 dischi, altrettanti tra colonne sonore, singoli, che ha fatto decine e decine di film di Hollywood? Che è diventato l'icona indiscussa del rock and roll. Oggi in tutto il mondo pensiamo al rock and roll e ci viene in mente sempre lui, l'immagine del nostro buon Elvis con il suo ciuffo e i suoi balli scatenati. Rimani fino in fondo perché al termine di questo video ti racconto una storia veramente succosa e per me incredibile. Quando io l'ho letta, ho scoperto questa cosa, la mia idea su Elvis è cambiata, si è arricchita di tantissime cose che non avrei mai pensato. Elvis Aaron Presley nasce in una cittadina del Mississippi, Tupelo, in una famiglia molto povera. La sua prima casa, lo vedete dall'immagine, è praticamente una baracca, ricorda un po' i container degli sfollati o dei terremotati. E nasce, diciamo, con un gemello. Il gemello però muore subito, lui rimane praticamente figlio unico, della famiglia. Il papà Vernon e la mamma Gladys lo amano molto, tanto è vero che lui mantenne un rapporto speciale con i genitori fino alla fine, e addirittura visse con loro fino alla fine. E quindi, insomma, nonostante la povertà, sembra che l'infanzia di Elvis non fu poi così drammatica. La famiglia Presley nel 48 si trasferisce appunto in cerca di fortuna o di maggior fortuna o di almeno dignità a Memphis nel Tennessee, dove Elvis ebbe l'occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo dei grandissimi del blues come B.B. King e come Lewis Fury, delle leggende nell'ambito della musica nera R&B, e soprattutto si mise a frequentare una chiesa nera perché era innamorato del gospel. Questa passione rimase per tutta la vita in Elvis, tanto è vero che appunto nei momenti un po' di buco, tra virgolette, per rilassarsi, si metteva al piano e quasi sempre eseguiva dei pezzi gospel. E questa sua passione appunto fu quella che generò anche il suo grande successo. Fece praticamente un'operazione inversa rispetto a quella di Chuck Berry, no? E Chuck Berry, come abbiamo detto nel video, vi lascio magari il link, fece successo con una musica country, che era una musica tipicamente bianca, pur essendo nero. Elvis fa esattamente il contrario, è un bianco che però canta e suona musica da neri. Decise a un certo punto, in occasione del compleanno della madre, di registrare un disco e darlo a lei in regalo. Infatti, proprio lì a Memphis, c'era un'etichetta, la Sun Records di St. Phillips, che dava la possibilità a chiunque volesse, pagando una modica cifra di 4 dollari, di fare un'incisione, quindi di portarsi a casa un disco, insomma. Elvis a un certo punto andò lì, registrò quella che appunto divenne il suo successo iniziale, che era appunto That's the Right Mama. Come abbiamo detto, era una musica nera fatta nel 52.
però suonò davvero originale, proprio perché il suo stile, la sua formazione da un lato appunto country di bianco, si fondeva appunto con l'energia, con la carica della musica R&B, creando appunto un prodotto assolutamente originale. Sam Phillips se ne accorse subito e lo mise subito sotto contratto. Questa unione appunto era assolutamente esplosiva. I concerti a livello locale andavano molto bene, le radio trasmettevano i pezzi di Elvis, ma Sam Phillips trova difficoltà nel proporre la musica di Elvis alle grandi emittenti radiofoniche. Un po' appunto per questa commistione di cui abbiamo parlato, perché le emittenti tipicamente del country, quindi della musica bianca, lo trovavano troppo nero, faceva musica troppo nera, e probabilmente le etichette invece quelle black lo trovavano troppo bianco, quindi lui si trovava insomma in questa sorta di limbo. Grazie però appunto a DJ indipendenti che mettevano su la sua musica, pian pianino il suo nome comincia a circolare. Arriva all'orecchio del famigerato colonnello Tom Parker, che poi era un immigrato clandestino dal Belgio, mi sembra, o dall'Olanda, se non mi ricordo esattamente, che è affarista, rivista, è tutto quello che ci possiamo mettere. E anche questo è un personaggio veramente interessante, sarebbe da indagare più a fondo, ma andiamo al punto. E praticamente rileva il contratto di Elvis dalla Sun Record per una cifra di $35,000. Non era mai successo fino ad allora che un contratto venisse pagato così tanto. Al punto che in un'intervista Sam Phillips confessò che quando sparò quella cifra a Tom Parker era convinto che lui non avrebbe mai accettato e quindi si sarebbe tenuto Elvis. Tom Parker invece, che era un po' figlio di buona donna ma sicuramente un grande affarista, capì invece il potenziale del ragazzo, quindi non fece una piega, tirò fuori $35,000 e si portò a casa la sua gallina dalle uova d'oro. Infatti, grazie a Parker, Elvis comincia ad andare in televisione, gli viene trovato un posto prima in uno show minore e poi al famosissimo Ed Sullivan Show. Questo appunto lo fa vedere, praticamente mostra il talento di Elvis a milioni e milioni di persone, e da lì comincia il suo successo veramente incredibile. Comincia a suonare un po' in tutti gli Stati Uniti, i concerti fanno impazzire letteralmente le ragazzine che in qualche caso vogliono salire sul palco, offrono il loro corpo a questo dio del rock. Successe anche che alcuni fidanzati di queste volessero menarlo e ammazzarlo per la sua atteggiamento provocatorio e debosciato, e al punto che appunto molti concerti non venivano conclusi proprio per i tafferugli, i problemi che questa isteria generale causava. E all'apice del suo successo venne scritturato anche per un film, una commedia musicale, che è la famosissima Jailhouse Rock, per cui la colonna sonora meravigliosa la conosciamo tutti, ripresa poi dai Blues Brothers ma da miliardi di altri artisti. E praticamente sembrava non aver fine questa escalation di successo. Ci si mise però nel 58 lo zio Sam, perché richiamò il giovane Elvis alla leva militare e venne spedito per 2 anni in Germania. Nota interessante sulla persona è questa, che dal ribelle che era si sarebbero aspettati un atteggiamento un po' critico o ribelle o quant'altro, invece lui dimostrò di essere proprio il classico americano patriota che voleva servire la patria, o quantomeno all'esterno così apparve. Sembra che appunto sia stato proprio il colonnello a voler spettacolarizzare questa esperienza militare di Elvis e di sottolineare come lui facesse il dovere per la patria, e quindi, come dire, arrivare al cuore, alla tenerezza non solo più delle ragazzine ma anche delle mamme e anche delle nonne, se vogliamo. Sappiamo come gli americani sono patriottici. Infatti lui ci tenne a non avere, diciamo, favoritismi grazie alla sua fama, quindi fece il servizio militare in modo ottimo, con una buona condotta, come tutti gli altri, facendo le guardie, facendo tutto quello che un soldato semplice doveva fare. Conobbe proprio qui, in questo periodo, la sua futura moglie Priscilla Presley, o Priscilla Beaulieu. Conclusa l'esperienza militare,
nel 1960 Elvis torna in America e torna alla ribalta delle scene dell'attenzione mondiale. Gli anni 60 però sono caratterizzati più che dalla musica, da una serie di produzioni cinematografiche che il colonnello aveva trovato, quindi gli fa firmare una serie di contratti per tantissimi film, ne fa circa due all'anno. All'inizio probabilmente lui era anche entusiasta di questa opportunità e voleva diventare tra l'altro un attore drammatico, quindi voleva fare seriamente il lavoro dell'attore. Purtroppo però, visto che i successi del botteghino erano più che altro incentrati su queste commedie musicali, ovviamente non riuscì mai a fare davvero un film serio, a mettersi alla prova come attore drammatico, e quindi cominciò a fare questa serie di film che si ripetevano, erano molto scadenti, era sempre la stessa storia ormai trita e ritrita, e soprattutto le colonne sonore diventavano sempre più di scarsa qualità. Lui stesso se ne rendeva conto, ma sembra appunto che in quel periodo fosse quasi obbligato, almeno dalle interviste non sembra trasparire un grande entusiasmo per quello che stava facendo allora, però probabilmente essendo vincolato dai vari contratti che gli aveva fatto firmare Parker non se l'ha mai sentita di tirarsi indietro, e quindi lui diligentemente, come aveva fatto il militare, fa questa serie di film. Nel 68 finalmente finisce di adempiere questi contratti e ritorna sulla scena della musica. Eh sì, ma per adesso ci fermiamo qua ragazzi, ho dovuto splittare in due il video, quindi settimana prossima uscirà la parte 2 dove, come vi dicevo, finiremo un po' questo excursus biografico e semplicemente vi racconterò questa storia succosissima dell'incontro tra il grande Elvis e il presidente Nixon. Per adesso vi saluto, vi ricordo sempre iscrivetevi, soprattutto ditemi cosa sapete, cosa non sapete, se vi è piaciuto, se vi è interessato, se posso migliorare i contenuti, o anche suggeritemi nuovi artisti da trattare in questa meravigliosa, infinita storia del rock and roll. Adesso vi saluto ragazzi e buon rock a tutti, ciao!